alla manifestazione? No, perché so che piano piano usciranno e verranno, diciamo, a parlare uno alla volta, perché loro lavorano al contrario di altri lì dentro. Ecco, ne uno, che cosa vorreste chiedergli? Perché manifestate? Tanto perché ci siamo stancati della stampa, delle TV che mandano le notizie, le informazioni distorte, e quindi questo è veramente sleale. Niente, poi siamo a sostegno appunto del movimento dei nostri parlamentari e di Beppe, che sta facendo un grande lavoro. Fa piacere, perché è questo che ho detto poc'anzi, quindi visto, lei mi sta confermando, qui non c'è un referendum, niente, c'è semplicemente la voglia che il nostro lavoro, certo, smetta di essere coperto, bravo, e possa emergere. Io oggi vorrei parlare di quello che sto facendo io, bravo, perché vengono sempre di Arie, la Salsi, ecco, e la Gambaro, eccetera eccetera, però di quello che loro stanno facendo e lavorano fino a tardi dentro il Parlamento non se ne parla e li ridicolizzano, capito? Io oggi mi sto, sì, ma io mi sto occupando del gioco d'azzardo. Bravo. abbiamo in lavoro due disegni di legge che forse confluiranno in uno più ampio, uno sulla terapia della dipendenza patologica da gioco e l'altro su tutte, diciamo, le riforme che servono dal punto di vista fiscale, dal punto di vista del controllo e del contrasto al riciclaggio di denaro, e di questo io vorrei che si potesse finalmente parlare. È notizia di ieri che il sottosegretario Giorgetti ha avuto la delega al gioco d'azzardo, anche questa è una cosa che all'industria finora ha fatto molto piacere, dovremmo ritornare su questo tema. Altre interrogazioni che ho presentato sono sull'accesso delle grandi navi in laguna di Venezia, dopo il disastro della Costa Concordia. Noi non possiamo più accettare che sia passato un anno senza che le norme che vietano questo transito siano applicate. Un'altra interrogazione che ho presentato è sui tempi di pagamento alle imprese, che oggi si vedono di nuovo schiacciate nei confronti della grande distribuzione, che impone pagamenti a 120, 150, 180 giorni, quando le direttive europee dicono 60 giorni al massimo. Ecco, queste sono le cose che sto facendo. Sto cercando di imparare il lavoro in commissione bilancio, che è una commissione pesante. E questo va benissimo. E queste sono le cose che loro non possono sapere. Questa gente è qui per dire via i traditori. Ecco, gli striscioni. No, guardi, io non ho ancora letto tutti gli striscioni, ho visto qui uno striscione sugli esodati, uno striscione sul fatto che la voce del movimento deve essere portata. Anche noi elettori dobbiamo far sentire la nostra voce, e diciamo noi dissentiamo anche noi, perché chi è che, diciamo, si è candidato praticamente sapevano, diciamo, a cosa andavano incontro, quindi siamo anche noi irritati perché queste persone, diciamo, alla fine devono dissentire su cose che scontate, che a parte Beppe Grillo che ha il suo modo di fare, sono 30 anni che lui è così, non capisco perché adesso deve cambiarlo e qualcuno si permette di alla fine di criticare, ha capito? E non ci siamo, insomma, noi elettori, cosa ne non ci siamo. Parlo come lettore. Io penso che se io oggi torno a parlare dei fatti di ieri, dell'altro ieri e degli ultimi mesi, e non dell'oggi, di quello che sto facendo, io tradisco loro e faccio un favore alla stampa, che magari potrebbe avere anche interesse a dare un'immagine diversa. Certo, perché quindi parliamo adesso del fare, arrivano, di quello che voi volete che lì dentro non esatto. Noi siamo qui per darvi un supporto. La prima cosa che dovreste fare, noi siamo qui per darvi un supporto, riappropriarci del concetto di democrazia. Bravo. Noi abbiamo votato, tutti noi abbiamo votato al 99% i referendum contro il finanziamento ai partiti, la responsabilità civile di giudici, la RAI e altri. Noi al 99% noi cittadini abbiamo votato. Che cosa hanno fatto i partiti? Ci hanno preso in giro. Il Movimento 5 Stelle, come movimento di opposizione, si deve riappropriare del nostro diritto. Sono diritti nostri che neanche Napolitano ce li può togliere. Sono i diritti della gente. Svelo un segreto: una delle prime cose che abbiamo fatto, e non sono state dette, è stato dar voce alle leggi di iniziativa popolare e alle istanze del referendum che avevamo proposto nel 2007-2008, che questo Parlamento ha tenuto sepolto vivo nei cassetti. Io sono qui per questo, io mi sono alzato questa mattina per venirvi a dire queste cose, perché voi rappresentate per noi una sana opposizione. Se non ci foste voi in Parlamento, qual è l'opposizione? Non c'è. Qual è?
noi vi abbiamo dato, e poi anche su questa storia della gamba, così a noi cittadini dissidenti, quando si sta in corsa su un treno si rispettano le regole. Bravo. Le regole sono queste: se io salgo su un treno pago il biglietto, il biglietto è il modo di comportarsi in un'associazione, in un movimento, in un partito. Allora io dico una cosa, un po' m'appello, ci si può anche litigare, bisticciare fra di noi, ma non ci si divide, perché dividendoci facciamo un danno a noi e all'Italia.